Salve a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Tutto Rugby, l'informazione sulla palla ovale sui canali social di... Oggi è veramente un piacere avere con noi l'amico, il rugbista, il giocatore di rugby, l'energy manager Antonio De Crescenzo. Come stai Antonio innanzitutto? Buonasera a tutti, io sto bene, grazie a te ovviamente. Allora, ovviamente abbiamo detto rugbista, tu cominci giovanissimo, giochi col San Giorgio, giochi col Torre del Greco, a Torre del Greco c'è stato come allenatore tra i tanti, insomma hai avuto Franco Mazzagalli che salutiamo, ricordiamo, insomma Franco è stato... ha fatto tanto per il rugby a Napoli e in Campania, è stato un atleta anche lui, insomma atletica leggera, è stato un campione anche Franco, poi giochi col Cus Napoli, giochi anche col Pomigliano e dobbiamo salutare Gigione, insomma il nostro famiglia di rugbisti, due figlie, la nipotina che giocano al rugby, insomma le vogliamo salutare, come si chiamano? Sicuramente. Allora, i miei figli che giocano sono Giada e Nicola e mia nipote Miriam. Tutte e tre ragazze impegnate stanno attualmente in Under 14, Under 12 e Under 10. Allora, tu sei, partiamo subito così, comincio io. Tu sei il responsabile del rugby integrato e anche del discorso del progetto scuole per la polisportiva Rota Rugby. Diciamo come punto di riferimento siamo nel Salernitano, insomma chi conosce la zona, molto vicino all'Università di Fisciano, giusto? Sì, noi siamo a 4 km da Fisciano, siamo fra Napoli e Salerno, insomma Salerno è 20 km sud di noi. Siamo in un territorio che va dall'agro-mogeneo sarnese alla valle dell'Isola, quindi del fiume Isola. Ci affacciamo su 6-7 comuni, mediamente questi comuni hanno 10-15 mila abitanti, per cui è un bacino di utenza di 60-70 mila abitanti. Avevi già cominciato insomma, a creare una polisportiva qualche anno fa nella zona del Salernitano? Poi insomma il Covid purtroppo ha interrotto un po' tutte le situazioni. Cominciamo, com'è questa struttura del Rota Rugby? Immagino che si parte dal mini rugby come tutte le cose, insomma situazione campo, struttura, come siamo messi? Noi siamo nel comune di Mercato San Severino, 24.000 abitanti, siamo partiti con il mini rugby a settembre 2020, nel periodo in cui una settimana si stava aperti, una si chiudeva, poi si faceva allenamento senza gli attrezzi, la mascherina. È stata veramente una follia pura la nostra, quella di voler cominciare in momenti in cui tutto sembrava che dovesse fermarsi. Ad onore del vero, dopo qualche anno ci siamo detti che abbiamo fatto bene, perché quell'anno ci è servito da rodaggio, abbiamo una struttura privata su cui ci alleniamo e niente... Pian piano siamo cresciuti, siamo partiti con i ragazzini proprio piccoli, quindi da 6 a 12, oggi abbiamo anche i 14, abbiamo anche i 16, siamo arrivati anche con i 18 piano piano. Quindi piano, andando avanti ovviamente devi lavorare, devi studiare, è cresciuto lo staff, siamo aumentati di numero, insomma siamo riusciti a seguire un programma, siamo partiti con un programma quinquennale. Abbiamo ancora un paio di anni perché l'anno zero, quello del Covid, noi non lo contiamo, per cui abbiamo ancora un paio di anni per rendere solida il nostro club. Nella zona, vabbè, insomma, il rugby, parliamo di Salerno, di Mercato San Severino, è conosciuto. Che problemi riscontriamo? Insomma, vengono i ragazzi, i genitori, le famiglie seguono o che problemi si riscontrano in zona? Allora, il problema è quello atavico delle strutture, perché chiaramente le strutture sono poche e gestite anche, come dire, gestite, mi fermo qui, quindi trovare spazi, avere la disponibilità non è sempre facile. Ovviamente è uno sport che piano piano sta entrando
nella mentalità, quello che manca è soprattutto la mentalità da parte dei genitori, i ragazzi ci seguono, i genitori un po' meno. Quindi anche il nostro famoso terzo tempo, l'associazionismo, lo svolgere attività insieme, ha bisogno di essere pian piano dato ai genitori. Noi quest'anno per la prima volta siamo riusciti a fare pullman per andare a vedere le partite dell'Italia delle Nazioni, Ah, ma la cosa più dopo bella tre che si anni di possa fare. silenzio, finalmente quest'anno con la Scozia siamo riusciti a fare un pullman da 50 posti e andare a vedere. Ci è voluto del tempo, insomma, anche per altre cose. Però quello che ci aiuta molto sono i progetti scolastici, perché entrando nella scuola sei più a contatto con i genitori e quindi riesci a trasmettere meglio quello che noi pensiamo di fare, quello che è poi l'essenza del rugby. Abbiamo fatto l'anno scorso un progetto con le scuole medie, abbiamo partecipato agli studenteschi, quest'anno abbiamo replicato e quindi diciamo da lì poi il messaggio da dare ai genitori è semplificato perché in un misto tra scuola e club si riesce ad arrivare a meta. Mente sembra interessante, insomma, il filone della campagna, insomma, un po' come quello di tutte le regioni è sempre stato il seguire le scuole, insomma, il bacino della scuola per noi intendo, insomma, del mondo della palla ovale ha sempre rappresentato un bacino importantissimo. Oggi sembra che le scuole finalmente seguono, insomma, quando si va all'interno di una scuola non c'è più il professore che domanda che è sta palla ovale, o mi sbaglio? No, questo non succede più. Subiamo sempre la concorrenza fortissima della palla tonda, quella storta, che tutti Cioè, vogliono usare, quella però storta. la storta è la loro, insomma, è lì dove ci confondiamo, insomma. Però voglio dire, sì, un grosso impulso ha dato il tag. So che tra noi rugbisti ci sono le due fazioni, il pro tag e quelli. Io l'ho sperimentato. Il tag, secondo me, è un grande strumento che ci permette di avvicinare le scuole, ci permette di avvicinare i dirigenti scolastici ed anche i genitori. Che un genitore che vede un ragazzino giocare a tag con la palla ovale in mano ha meno remore poi a mandarlo sul campo a provare a giocare a contatto. Se invece va direttamente col contatto, io ho provato tutte e due le soluzioni, quindi come dire, della mia esperienza ne faccio tesoro. Io ho provato nel 18-19, 2018-2019 ho fatto un progetto direttamente di contatto e poi invece adesso sono 2 anni che vado avanti con il tag. Ripeto, con il tag è più facile avvicinare le istituzioni scolastiche, è più facile avvicinare i genitori, ma è anche giusto perché il tag non c'è contatto e quindi stanno tutti più tranquilli. E siccome il mondo della scuola è un mondo che vive anche di responsabilità, e non sempre i dirigenti, gli insegnanti di scienze motorie lo vivono con leggerezza, sono avvezzi a lasciare che i ragazzi vadano a contatto, sicuramente è un ottimo sistema. Certamente la federazione ci sta dando una mano, il comitato campano ci sta dando una mano cercando di spingere su manifestazioni di tag e quindi questo ci aiuta ad avvicinare molto di più i ragazzi. Certamente è una buona idea, la stessa federazione, insomma, se vogliamo seguire le cose prima, se non sei perlomeno un under 14, se non addirittura un under 16, la stessa federazione dice, diciamo, nasciamo, siamo uno sport di contatto e questo non lo neghiamo, però ovviamente neofita, spieghiamo meglio il discorso del tag, insomma, quando si trovano vicini c'è la possibilità di allungare il braccio. Basta toccarlo alla spalla, insomma, basta toccarlo da dietro. Il ragazzo, la ragazza in quel momento devono mettere il pallone, devono poggiare il pallone a terra, quindi si riprende un'azione nuovamente con un calcio. È chiaro che il placcaggio ha bisogno di deve essere, bisogna insegnarlo come si deve. Il placcaggio, se fatto male, può portare dei danni, questo è inutile negarlo. Quindi capisco molto bene che un genitore di un ragazzo, insomma, abbastanza piccolo, vuole avvicinarlo, però può spaventare. Quindi da questo punto di vista sicuramente è un aiuto. Abbiamo parlato di progetti scuole, cosa stiamo facendo, cosa è in cantiere e cosa è appena finito. È tutto in itinere perché abbiamo due progetti, uno con una scuola secondaria di primo grado, una scuola media,
stiamo partecipando agli studenteschi. La settimana prossima, che abbiamo la tappa provinciale, partecipano sia ragazze che ragazzi, anni 2010, 2011, 2012. Poi abbiamo un progetto in una scuola, la vecchia scuola elementare, tanto per capirci, dove terze, quarte e quinte elementari stanno praticando con noi. Lì non c'è un percorso ufficiale, federale, però siamo noi che organizziamo degli eventi. E noi, oltre alle scuole, abbiamo anche sondato il mondo delle associazioni umanitarie. Noi Sì. abbiamo in essere delle convenzioni con 5-6 associazioni umanitarie, accogliamo sul nostro campo i ragazzi e le ragazze provenienti da queste associazioni e cerchiamo di fargli conoscere il rugby, la pallavolo ovale. E a dire la verità, abbiamo schierato sabato un 7 touch under 18, Bene. composto integralmente da ragazzi provenienti dal Sudafrica, e c'ha comunque dei riscontri curiosi, perché sono ragazzi che alcuni di loro fino a 4 mesi fa non conoscevano il pallone ovale, per loro esisteva solo il pallone d'oro del calcio con il miraggio e la speranza di diventare grandi giocatori, del tutto rispettabile, ma sappiamo tutti che il mondo del calcio è abbastanza complesso e complicato, deve essere non solo un bravo atleta, può diventare un bravo calciatore, poi anche un buon manager, quindi il percorso è lungo. Da noi sono venuti, si sono ambientati, sono stati accolti dai nostri ragazzi, hanno allenamento insieme a noi, perfettamente integrati. Quando parliamo di inclusione, riteniamo di essere uno dei club, ce ne sono tanti altri, che abbiamo dato un vero senso a questa parola. E ripeto, ogni sabato nella manifestazione che si è tenuta qui a San Severino abbiamo organizzato una partita dimostrativa di touch, proprio per permettere a loro di cominciare a giocare. Abbiamo detto ragazzi del Sudafrica, ho capito bene? Sì. Mali, Gambia, Senegal, Sudan, adesso non ricordo tutte le nazionalità, Marocco, insomma, ce ne sono altri che stanno, scusate, che stanno arrivando. Siamo ben contenti di averli. Il numero crescerà sicuramente in maniera esponenziale nei prossimi anni. Attualmente sono 4 su 6 le associazioni che si sono mosse. Chiaramente abbiamo dovuto, come dire, fare convenzioni, mettere nero su bianco, dare modo anche di provare, di capire, perché ci siamo resi conto che offrire sport completamente gratuito a volte viene malinteso, non si capisce bene cosa c'è dietro. Quindi abbiamo dato la possibilità a queste associazioni anche di conoscerci, di valutarci, di rendersi conto. Quindi i loro operatori vengono sul campo, stanno con noi, sono venuti anche con noi a vedere l'Italia, sia i ragazzi che gli operatori, quando siamo andati a vedere la Scozia. Abbiamo cercato di creare quello che il rugby fa, un ambiente familiare, un ambiente di associazione, in maniera tale da lasciare tutti tranquilli e far divertire tutti. Noti di più un avvicinamento o è uguale? Insomma, sono più i maschietti o più le femminucce in questo periodo che si tendono ad avvicinarsi al rugby? Allora, noi abbiamo più ragazze che ragazzi. Vabbè, Infatti questo. abbiamo 14 femminile che sta giocando, diciamo, a livello federale, abbiamo molte 12, abbiamo delle 10. In proporzione sono di più le ragazze. Ma la cosa, tra virgolette, più grave, insomma, per modo di dire, non è il fatto che sono più le ragazze, è che il problema è che rimangono a giocare più ragazze che ragazzi. Cioè, fondamentalmente, i maschietti arrivano, provano, poi se non sei attento, se non li segui in una certa maniera, li vedi che spariscono. Allora parli con i genitori, chi è andato a fare taekwondo, chi è andato a fare piscina, chi è andato a provare calcio. Le ragazze invece arrivano, se dopo 2 settimane tornano, non se ne vanno più. E questo la dice lunga sulla differenza tra gli uomini e le donne. Del resto si vede anche, come dire, siamo imboccati la strada, una notorietà in maniera molto. Io ho sempre detto, soprattutto riferito, ho sempre detto, soprattutto riferito a segnazioni, insomma, le donne ci tolgono gli schiaffi dalla faccia nel vero senso della parola. Non è successo quest'anno, però insomma, voglio dire, lo sappiamo, insomma, per quanto riguarda il rugby, quest'anno è stato il migliore di tutti, due vittorie più un pareggio, ottavo posto nel ranking fino ad ora, quindi insomma.
Però le donne ci stanno dando tante, tante soddisfazioni già da qualche anno, non è nemmeno tantissimo che insomma sono diventate, si è costituita la nazionale e tutto il resto. Il discorso delle strutture, una domanda più che altro per curiosità. Le tue figlie, le tue nipoti, come si sono avvicinate? Hanno seguito te o come è successo che si sono avvicinate al mondo della palla ovale? Loro con me sul campo mentre io facevo una riunione e mentre io stavo in riunione le hanno chiamate in campo e quando sono uscito hanno detto assolutamente non le ho spinte, io non ritengo che sia la cosa migliore. Sono loro, hanno avuto anche dei momenti, come dire, sabbatici. Ogni tanto capita che qualcuno di loro dica papà, questo mese non voglio giocare, però insomma voglio dire ormai si sono stabilizzate, quindi seguono me, ma soprattutto c'è la squadra, le amicizie, i gruppi, voglio dire, io sono molto a lato rispetto a questa situazione perché faccio il genitore poco invasivo, in campo faccio l'allenatore, per cui lì il rapporto è allenatore-atleta, deve essere così, altrimenti non si può andare avanti. Però poi per il resto, ripeto, se hanno voglia vengono sul campo. Se vogliono fermarsi le lascio perché ritengo che devono avere la massima libertà. Ragazze, tutti i ragazzi di oggi hanno bisogno di valutare, le proposte sono tantissime di sport, quindi è anche normale che vogliono fare esperienze. Poi quanto possa essere accattivante piuttosto che la pallavolo, questa è una differenza che la fanno le persone, gli staff, l'ambiente, gli altri ragazzi, le altre ragazze, insomma. Io volevo giusto spendere, se mi permette, una parola Vai. sul rugby integrato, perché io sono uno dei, attualmente, poi ne arriveranno gli altri, spero, ne sono certo, sono dei quattro allenatori di rugby integrato federali in Campania. Fare progetti per il rugby integrato non è semplice perché obiettivamente il coinvolgimento di tante figure professionali che servono oltre agli allenatori, ai preparatori, è imponente, quindi i progetti che si dovrebbero e si potrebbero fare molto spesso si arenano perché ad imbatterti in professionisti, e stiamo parlando di psicoterapeuti, di psicologi, di nutrizionisti, di, come dire, di fisioterapisti che credono e sono disposti a dire soltanto che abbiamo avuto l'invito da un'associazione calabrese a mettere su una squadra di rugby in carrozzella. La vera motivazione, insomma, con l'amico che mi disse vogliamo provare, mettetela su anche voi, veniamo lì, vediamo il know-how, collaboriamo. Poi, come dire, davanti a una birra, questo grande problema è che se vogliamo far giocare i nostri ragazzi dalla Calabria, dobbiamo salire nel Lazio. Sarebbe bello che ci fossero squadre in Puglia, squadre in Campania, perché significherebbe trasferte anche meno costose, meno complicate. Questo Certo. la dice lunga su come purtroppo è questo settore in questo momento sta messo, insomma. Oggi un po' tutte le strutture, insomma, un po' tutti i settori, in questo caso quello sportivo, sicuramente sono in difficoltà. Bellissima iniziativa, il rugby integrato è un qualcosa che lo dice stesso la parola, insomma, integra un po' tutte queste situazioni ed è bello che hai fatto bene a precisarlo perché avevo dimenticato prima, insomma in Campania e in Regione parliamo soltanto di quattro di queste strutture, voi siete la quarta, quindi l'auspicio è che crescano sempre di più, non soltanto in Campania, che come giustamente diceva dalla Calabria, insomma se non devo arrivare nel Lazio ma posso arrivare qualche chilometro prima, insomma è migliore, voglio dire, bello quello che fate sicuramente. E tornando al discorso delle tue figlie, così per chiudere, siamo i tempi web sono sempre un po' particolari, ma mi riprometto di risentirti comunque al più presto. Tornando alle tue figlie, sono d'accordo con te, così per chiudere, non bisogna forzarli, l'essenziale è che facciano sport, che si occupino di qualcosa. Oggi i ragazzi per strada possono avere tanti e tanti problemi ed è facilissimo imboccare delle brutte strade. A casa, insomma, o stai con l'iPhone o stai con l'iPad, se non col PC. Quindi che faccia un'attività fisica, un'attività naturale, che ben venga. Se poi è anche ovale, questo non può farci che piacere. Assolutamente sì.
Allora, andiamo un attimo avanti con le nostre cose. Siamo nel... è in corso il Guinness Women's questo weekend, esattamente domenica, il 14 di aprile alle ore 13:30, le azzurre di coach Giovanni Raineri, coach Nanni Raineri, giocheranno il terzo turno del torneo contro la Francia. Azzurre che vengono da una sconfitta contro, esattamente sabato 13 aprile, quindi mi stavo confondendo io, sempre ore 13:30, la diretta ferma di sarà su Sky Sport. Vengono, come stavo dicendo, dalla sconfitta con l'Inghilterra, una sconfitta anche abbastanza pesante, ma una bellissima vittoria contro l'Irlanda nel secondo turno. Vittoria che ha anche significato portare a casa 5 punti, quindi le azzurre in questo momento sono terze in classifica, ma soprattutto le ha permesso di fare un salto nel classifica del ranking mondiale. Le azzurre sono salite dal settimo, in questo momento si trovano al sesto posto. Il match con la Francia non sarà comunque facile, la Francia gioca bene di pacchetto, ma soprattutto gioca bene con i tre quarti. Vedremo come andranno questi 80 minuti. Per ricapitolare, sabato 13 alle ore 13:30, Francia contro Italia, sei nazioni femminile, ovviamente la diretta sarà su Sky Sport. Le azzurre sono in raduno, si stanno preparando a questo match, arrivano le dichiarazioni della Stevanin, aperture e centro non soltanto di Italdonne ma anche del Valsugana Rugby. Insomma, ci dice: grazie alla vittoria con l'Irlanda finalmente abbiamo pubblico, abbiamo gente che ci segue e la cosa ci fa molto piacere. Restando sempre nazionale, parliamo dei nostri azzurrini, parliamo dell'Italia Under 19. Gli azzurrini sono stati convocati da coach Alessandro Castagna, in questo momento sono in preparazione, ha convocato 26 atleti perché avranno un test match contro i pari età del Galles, si giocherà a Viareggio qui in Italia alle ore 16 del 26 di aprile. La diretta sarà possibile seguirla su federrugby.it, quindi sui canali Facebook e sul canale YouTube della Federazione Italiana Rugby. Heineken Champions Cup. Abbiamo un quartetto di direttori di gara tutto italiano per il match Bordeaux-Harlequins, che si giocherà questo sabato, quindi tra poco più di 48 ore, il 13 di aprile. Avremo Cardi come arbitro. I due assistenti saranno Gianluca Gnecchi e Federico Vedovelli. TMO, il quarto italiano, sarà il nostro direttore di gara Stefano Roscini. Veniamo al discorso della Challenge Cup. Le nostre due franchigie, Zebre Parma e Benetton, entrambe erano agli ottavi di finale. Per quanto riguarda la Benetton, vince il match della scorsa settimana, batte 27-17 i Lions e quindi si aggiudica l'accesso ai quarti di finale. Prossimo incontro questa settimana contro il Connacht. Il Benetton giocherà di nuovo in casa, quindi il match ci sarà al Monigo di Treviso. Brutte notizie arrivano per quanto riguarda le Zebre, sconfitte per 47-3 e purtroppo sono fuori dai quarti di finale. Proseguiranno il loro cammino nella United Rugby Championship, il torneo a cui partecipa anche la seconda nostra franchigia, quindi quella della Benetton. C'era stata la pausa di Pasqua, ovviamente la femminile è ancora ferma, quindi il massimo campionato nazionale italiano di Serie A Elite femminile riprenderà ovviamente ferma per gli impegni della nazionale nel Sei Nazioni. È ripartito però il massimo campionato nazionale italiano di Serie A, quindi la Serie A Elite maschile.
Gli anticipi di sabato ci dicono che Mogliano Veneto ha battuto i poliziotti romani per le Fiamme Oro 29 a 14. Il Valoragbi e Femic Z Rovigo è finita 23 a 17. Il match delle Fiamme Oro Rugby era il match clou della settimana, è stato, non è andato soltanto in onda in streaming su DAZN, ma è stato trasmesso anche sui canali della Rai, quindi il match si è potuto vedere in diretta anche su Rai Sport. I posticipi della domenica ci dicono Petrarca contro Lions è finita 34 a 19 e Rangers Vicenza contro il Viadane è finita 12 a 36. Passiamo alla nostra regione, la Campania Ovale, l'ho nominata io, si è giocato questa domenica in regione, quindi il 7 di aprile. Questa settimana riprenderà la nostra Serie A, sia quella maschile che quella femminile. Vi ricordo che il nostro Neapolis rugby femminile deve provare a continuare a difendere il suo primato. Per ora 7 match giocati, ha ottenuto 7 vittorie, quindi poker per il Neapolis rugby femminile, che scenderà in campo questa domenica. Allora si è giocata la Serie C interregionale promozione, Wilders contro Polisportiva, Associazione Polisportiva Partenope, è finita 12 a 33. Il quarto circolo Benevento è stato battuto in casa dal Bari per 52 a 0. Per quanto riguarda la Serie C fase finale andata di Coppa Appia, è stata rinviata questa domenica, quindi al 14 di aprile. Ultima per chiudere, i giovanissimi dell'Under 18, Under 18 regionale, Pari Taranto è finita 67 a 0. Io ringrazio tantissimo Antonio, mi ha fatto molto molto piacere, ripeto, ci sentiremo presto. Canali social di Per Sempre News, seguiteci come sempre, testa bassa, palla ben stretta, l'obiettivo è la meta. Saluti ovali a tutti.